The winner is. The winner is. Premier Othon. Premier Othon. Guarda, alla fine delle tre serate c'è ancora tanta adrenalina, tant'è che il film sta. Lo stiamo proiettando adesso, quindi bisogna ancora scaricare tutta la tensione di questi giorni, ma in realtà anche di questi mesi di lavoro. Sono molto contento perché avevamo degli obiettivi da raggiungere, il primo l'abbiamo raggiunto, per la partecipazione dei filmmaker, dei registi, delle produzioni, che hanno partecipato veramente in massa da tutto il mondo. Il secondo, che era importante e non scontato, era quello di fare un'ottima impressione sul pubblico, sulla gente di Cisterna. E la gente di Cisterna ha risposto, perché ogni serata abbiamo avuto tantissime persone e per tre sere Palazzo Caetani è diventato un cinema a cielo aperto ed è una cosa bellissima per la nostra città. Devo dire che i film di animazione di quest'anno erano di una qualità estrema, ce n'erano tantissimi, tanti non sono neanche entrati in selezione semplicemente perché non volevamo che fosse un festival del cinema di animazione. Ne abbiamo avuti 5, anche se in realtà sono 5 e mezzo, perché c'è anche Lila, che era metà fiction, metà reale, metà animazione, ed erano bellissimi, quindi sono piaciuti sia alla giuria, nel caso di Premier Othon, sia al pubblico, nel caso di Guerra. Siamo soddisfatti anche di questo, ovviamente. Allora, il Film Festival è appena finito, appena terminato, abbiamo appena decretato i vincitori e l'edizione è quella di... è molto positiva, abbiamo visto una grande partecipazione di pubblico e una grande partecipazione di persone che hanno voluto aiutarci e collaborare con noi e siamo molto felici di aver avuto per tre giorni il cinema a Cisterna. Per te com'è andata? È andata abbastanza bene, visto soprattutto la grande partecipazione delle persone che sinceramente non ci aspettavamo in questa quantità. E poi siamo molto contenti anche dei prodotti che ci sono arrivati, sia della quantità che della qualità. E adesso si lavora alla prossima edizione.